Spesso mi sento dire che una delle location migliori in cui aprire un franchising sono gli aeroporti, soprattutto quelli più grandi. Entrare è difficilissimo, ci sono attese lunghe ed estenuanti, e questo se hai un brand di un certo peso. C'è costantemente un flusso di gente, quasi ad ogni ora, e molta di questa gente è in attesa, per cui, volente o nolente, tende a comprare la qualunque. Sembra un idillio riservato a pochi, ma siamo sicuri che sia proprio così? Io qualche riserva ce l'avrei. In primis, proprio per il fatto che più l'aeroporto è grande e più solo i grandi riescono ad entrare, la concorrenza interna non è da poco. Ma comunque questo è il male minore. Proviamo a fare un ragionamento insieme. Immaginiamo per un attimo di essere riusciti nell'impresa. Magari abbiamo gli agganci giusti, magari abbiamo davvero un brand che sta riuscendo a catturare l'attenzione di pubblico e mercato. Bene, immaginiamo allora di essere riusciti ad entrare in uno degli aeroporti più quotati d'Italia. Che ne so, a Fiumicino, che è stato più volte nominato l'aeroporto migliore d'Europa. Se dobbiamo fare un esempio, facciamolo bene. Abbiamo la nostra location, la allestiamo di tutto punto e riusciamo ad aprire con tutti gli sforzi e gli investimenti del caso. I costi nell'aeroporto sono decisamente proibitivi, ma il flusso di gente è tale che riusciamo comunque a stare in piedi. E poi un punto in un aeroporto del genere in fondo può essere considerato un vero e proprio flagship store, per cui anche chiudendo a pareggio la visibilità che ne trarremo è talmente alta che il gioco può comunque valere la candela. Insomma, riusciamo nell'intento. L'attività va, gira, fattura. Ora, non so quanti di voi sono capitati a Fiumicino negli ultimi anni. Io, avendo base a Roma, parto davvero spesso da lì ed ho notato un paio di cose che mi hanno sempre fatto riflettere sulla sostenibilità concreta di queste location. La prima è che se per qualsiasi motivo manco per qualche mese, quando torno puntualmente mi perdo e dire che lì sono di casa. Il fatto è che i flussi vengono cambiati quasi regolarmente, ci sono spesso aree chiuse al transito, i passeggeri vengono guidati verso altri corridoi e l'unica costante è che tutto cambia continuamente. La seconda cosa che ho notato è che c'è un costante turnover di brand in moltissime location. Brand anche piuttosto noti che aprono per un periodo e poi vengono sostituiti. E parlo anche di brand di food, per cui non venitemi a dire che sono temporary o roba del genere. Il fatto è che più l'aeroporto è grande, più gente ti porta davanti la vetrina e maggiore è il rischio che il flusso di quella gente venga spostato. E basta davvero poco per trasformare una location fantastica in una desolazione totale. Se poi pensiamo ai costi di affitto di un aeroporto, diventa abbastanza intuitivo capire che questi cambiamenti possono essere davvero fatali. Le location più consolidate sono sempre occupate dai soliti mostri sacri, per cui anche quel che resta disponibile è sempre un terno al lotto. Immaginando per un attimo di avere davvero questo tipo di opportunità, vale davvero la pena correre un rischio simile? A mio parere, no. Già è diventato complesso gestire l'apertura nei centri commerciali, dove i dati che vengono forniti dalle società di gestione sono spesso troppo ottimistici. Ogni piano ha una sua affluenza specifica e perfino nello stesso piano i flussi non sono gli stessi per ogni vetrina. Ma almeno lì si gioca a bocce ferme. I trend sono quelli e in un modo o nell'altro possono essere verificati. Gli aeroporti sono schegge impazzite, location decisamente pericolose, in cui basta il battito d'ali di una farfalla per creare il famoso uragano. Quindi, a meno che non abbiate le spalle molto, molto grosse o comunque la possibilità di incassare un flop decisamente importante, attenzione agli aeroporti.